Teresa Anna a Domenica Live, Francesco Monte e Paola, è business. Teresa Anna Pugliese a Domenica Live critica la storia sull'isola dei famosi tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Francesco Monte e Paola Di Benedetto sull'isola dei famosi, una storia bocciata per Teresa Anna Pugliese, eppure poco credibile per l'ex tronista di Uomini e Donne. Ospite di Domenica Live, la napoletana ha criticato l'ex fidanzato e madre natura, a detta di Teresa Anna la relazione, che sta per nascere non è sincera, ma il frutto di un calcolo, magari fatto per durare di più all'interno del reality show. La pugliese non vede di buon occhio soprattutto la modella vicentina, dopo che l'ex fidanzato Matteo Gentili ha rivelato che la giovane prima di partire era pronta a sposarlo e ad avere dei figli con lui. Cosa ha detto Teresa Anna su Francesco e Paola dell'Isola dei Famosi? Paola non è per niente presa da Francesco, è molto calcolatrice, ha dichiarato Teresa Anna a Barbara D'Urso. Francesco ha cercato con affanno una nuova situazione sentimentale, ma lui non è il sedotto e abbandonato del caso, ha poi aggiunto la pugliese. Quella tra Monte e l'indossatrice lanciata da Ciao Darwin è dunque una storia finta? Penso sia business, e Francesco è complice, sentenziato l'ex fidanzata del bel Tarantino. Teresa Anna non ha inoltre approvato le critiche mosse da Eva Enger a Francesco, in particolare la pugliese, mamma di bambino ancora piccolo, è rimasta scioccata dal messaggio, che è emerso nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. La canna non è la normalità, ha puntualizzato Teresa Anna. Cecilia Rodriguez non ha commentato la nuova storia di Francesco. Mentre Teresa Anna Pugliese ha espresso il suo parere sulla nuova storia di Francesco Monte, Cecilia Rodriguez è rimasta in silenzio. Da mesi la sorella di Belen ha scelto di non parlare più del suo ex, è ormai felice accanto a Ignazio Moser, con il quale è andata a convivere dopo la fine del Grande Fratello VIP,